compiti, Gioia, che ci hanno dato oggi, non ce la faccio più. Sì, in effetti la maestra Cri poi ci fa danzare sempre, mi fanno malissimo le gambe. Non ce la faccio neanche io più. Gioia, e per non parlare dei compiti delle vacanze. Sì, musica abbiamo il pentagramma, di arte abbiamo le tavole, poi abbiamo le 49 pagine da studiare, come facciamo? A me lo dici, Gioia, e io non capisco niente di arte. Se ragazzi anche a voi vi riempiono di compiti, mettete un bel like. Vabbè Gioia, sai cosa faccio io? Vado a giocare, ciao. Aspettami Letizia. Dai, noi andiamo a giocare, vieni, vieni. Vado io. Ora scendo io, ciao. Vado. Io ho paura. Dai Gioia, non devi avere paura. Vieni giù, vieni giù. Arrivo. Sei stata bravissima, dammi 5. Andiamo in un altro gioco. Io sto qua. E io sto dietro. Beh, Letizia, facciamo una cosa. Chi arriva ultimo alle altalene è un asino. Ok, no, 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 dai, ha saltato prima di me. No, ma perché deve sempre vincere lei? Sono arrivato prima lì. Sei un asino. No, non lo sono. Letizia, sei liberato. Cos'è che sei liberato? Il dondolo gigante. Qual è sto dondolo? Vabbè, la vado a seguire. Sì, aspetta. Sali. No, Gioia, ho paura. No. Sì? No, piano, no. Dai, Letizia, non fare la bambina. Non andare troppo veloce. Non andare troppo veloce, Sì, dai, più veloce. No, piano. Letizia, ma quello non è tuo papà. Sembrerebbe mio papà. Ma Letizia, cosa sta facendo dentro un fosso? Lo vedo che è dentro un fosso. Dai, andiamo a vedere. Letizia, mi fatto vedere. Scusa, andiamo. Dov'è? Ma Domenico, ma cosa stai facendo? Ciao ragazze, allora, datemi una mano. Sono all'interno, ragazzi. Vieni. Sono all'interno, ora non ce la faccio più. Sono all'interno di questo posto. Vieni. Perché ho iniziato un nuovo corso di cucina di sushi giapponese. Cucina giapponese? Cucina che? Sushi, sashimi, quelle cose là che fanno i giapponesi, che tagliano il pesce e mettono il riso, mettono dentro, non so. Papà, stai verdure. Tranquillo, non agitarti. No. Eccolo qua, te pareva, è caduto. Io mi vergogno un po', Letizia. Che ne dici se andiamo a casa? Sì, forse hai ragione, andiamo a casa, no, perché no. Questo non lo conosciamo. Non ti conosciamo, ciao. Letizia, Gioia, ma mi lasciate qua? E come faccio a uscire? Ragazzi, se mi volete aiutare, dovete mettere almeno 2000 like per farmi uscire da questo fosso. Cosa faccio adesso? Gioia, io sento un odore molto strano. Un odore di cacca. Oddio, adesso vogliamoci le scarpe. Che schifo. Pensa a papà Nico che è caduta nel fosso. Mi viene da vomitare. Andiamo a casa, andiamo per favore. Ci puliamo. Gioia, senti che puzza di cacca. Non possiamo salire a casa mia con sta puzza. Ce la leviamo, va bene? Allora, dove ci mettiamo? Mi viene da vomitare. Io questa non lo tocco più per un anno. Posso vomitarti adesso? No, grazie. Sento la puzza da qua. Schifo. Ma è brutto. No, ti vado di sopra. Però dobbiamo andare così. Vabbè, fammi intagliare. Vieni. Ragazzi, sento un odore di cacca tremendo. Non riesco a capire che sia stato quella volta che sono caduto nel fosso. Che puzza. Va bene. Cosa fanno le scarpe di Letizia qua? Ah, che puzza di cacca! Sono io, mi devo vomitare! Ragazze, venite! Cosa fate con le scarpe in mano? Allora, io abbiamo pensato alla cacca! Per carità, guardate, queste scarpe le lasciate qua! Grazie. E le tue, Letizia, dove sono? E le mie sono giù, aspetta che le vado a prendere, mamma! Vabbè, ma cosa ci fai qua? Ma che cosa avete pensato? Una cacca? Che puzza di cacca! Non toccarmi però, mamma, per favore! Avete pestato la cacca? Sì, purtroppo. Allora, regola numero uno: si lascia tutto fuori e voi venite dentro. Okay. Anche tu, papà, anzi, papà Nico, lo lasciamo direttamente fuori. Ciao. Ma come fuori? No. Ehi, mi ha chiuso fuori. Effettivamente, ragazzi,
sono un po' duri di cacca. Va bene, riprovo a suonare. Cosa stai facendo? Cosa stai facendo con queste scarpe? La cacca, hai visto? Che schifo, lascia fuori per cortesia, come ho detto alle ragazze, lascia fuori. Fammi vedere tu come sei messo. No, 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 no. Sei pieno di sporco, via, via. Cosa fai? Rubino, via. Ma che spogliarello, via, via. Via, dai, entra dentro, vieni, vieni dentro, dai. È solo che sono caduto su un fosso, perché sai, stavo pescando pesce. Perché sto facendo questo corso di sushi. E allora, hai capito? Allora, sai che il sushi costa tantissimo. E allora ho detto dentro di me, se io ti faccio fare il corso di sushi, cioè lo faccio io, ok? Sì. E risparmiamo, quindi non spendiamo quei soldi per andare a mangiare in ristorante, te lo faccio io! Ma scusa, tu dove andavi a pescare il sushi? Su un fosso? Su un fosso, cioè, e che pesce c'è su un fosso? Non so, pesce fosso. Qui c'è un pesce fosso, un nuovo tipo di pesce. Io non lo so se lo mangerò questo sushi che fai. Ascoltami, allora, c'ho il corso fra 5 minuti, guarda! Vedi? Sì. Ho il corso, quindi adesso massimo silenzio, va bene? Ok? Le ragazze sono arrivate? Sì. Ok, loro fanno i compiti, loro sono zitti. Massimo silenzio, mi devo concentrare. È una disciplina giapponese, va bene? Ok. Vado in cucina, poi te lo mangi tu però questo sushi, col pesce di fosso. Mangiano tutti. Vai a chiedere alle ragazze se mangiano il sushi, dai, vai. Ok, ragazzi, allora, avete capito? Papà Nico sta facendo un corso di sushi. Commentate sotto se sarà bravo a cucinare. Bello. Ragazze, sì. Ragazze, scusatemi un attimo. Il papà ha un'idea malsana. Vorrebbe fare il sushi con quel pesce di fosso che ha pescato. Ma voi lo mangiate? Assolutamente no. No, 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 no. Ma se era pieno di cacca. Cioè anche il pesce era pieno di cacca, oltre le vostre scarpe e il suo giubbotto? Sì, sì. Non c'è da fidarsi. Io, guarda, il nuovo vomitare, gioia. Ragazzi, ascoltatemi bene, dobbiamo dare un po' di soddisfazione a papà Nico che sta facendo questo nuovo corso, per cui dopo decidiamo se mangiarlo o no, però intanto quando andiamo di là diciamogli che bravo papà Nico, che bella iniziativa. Voi intanto fate una cosa, vi mettete qui in camera a fare i compiti e portatevi un po' avanti, intanto vado a controllarlo. Sì, però anche tuo papà ha sempre voglia di fare questi brillanti corsi, poi vedete. È tutto pazzo, ma Gioia, tu vuoi fare i compiti? No, che ne dici se giochiamo a Roblox? Sì, giochiamo a Roblox. Non te l'ho già data, aspetta, guarda un attimo. Ah sì, è vero, ce l'ho già, giusto, giusto, scusami. Io entro dentro, mi si sta caricando, guardate. Allora, ecco, anche a me mi sta caricando. Ma aspetta, che gioco giochiamo? Adopt Me o Brookhaven? Adopt Me. Ok. Ragazzi, ci vuole la massima concentrazione, avete capito? Per fare il sushi. Ragazzi, ma chi glielo dice adesso che nessuno vuole mangiare il suo sushi? Glielo dico io? Vado. Ma cosa stai facendo? Tutto il riso a terra! Sto facendo sushi, a me un po' di riso. Riso alla cantonese. Ma che wachua? Quello è riso alla cantonese, che è cinese, no giapponese. Guarda che disastro che hai fatto, ho buttato il riso dappertutto. Riso. Ma che cosa stai combinando? Tu il sushi non lo sai fare. Io sono un maestro del sushi. Guarda, riso è qua. Hanno suonato il campanello. Ma io non aspettavo nessuno. Vai, dai, vado a vedere. Vado a vedere. Vieni qua. Perché i massimi e i pochi giapponesi intrattengono i buoni ospiti. Ok, vado. Ospiti? Ma che ospiti abbiamo? Io non aspettavo nessuno. Aspettiamo. Dai, devono aprire, dai. Sicuramente non è Mattia. Qua. Sorpresa! Ciao! Cristina, ragazzi, è la maestra di danza di dell'Art School. Che piacere, Cristina! Hai visto che sorpresa? Cosa ci fai qua? Sapessi, io sono la vostra nuova inquilina, proprio abito lì di fronte. Infatti, sono una mega sorpresa! Sono venuta infatti anche senza scarpe, proprio perché per comodità. Ma cos'è questa puzza da cacca? Lascia stare, sono andato a pescare il pesce sui fossi. Perché costa poco il pesce, è gratuito. Però sai, un po' di cacca la puoi prendere. Ma tu sai cucinare pesce? Sì, sto facendo questo corso di sushi, sashimi, sashimi.
qui, a casa nostra, abita proprio di fronte. E visto che è contenta. E poi fai i corsi di sushi, sashimi, quelle cose alla giapponesi. E quindi cuciniamo insieme, ragazzi. Gioia, questi due cucinano insieme. No, vado avanti, Letizia, povere noi. Ragazze, dovete sapere, questi due hanno deciso di cucinare insieme il sushi. Fanno tutti e due una scuola di sushi. Perché? Guardate, guardate come stanno bene insieme. E vedi che sì, qua potremo, qua allarghiamo tutto e facciamo tavoli dei ristoranti. Facciamo un ristorante qua, la cucina le apriamo, hai capito? Sì. E ci apriamo un ristorante di sushi. Sì. Mamma, mando le ciance, noi andiamo a cucinare il giapponese. Oh, Massimo, silenzio, vero Cristina? Assolutamente, sì. Concentrazione, ordine e disciplina. Sempre così, sempre. Andiamo, dai, andiamo, vai, vai. Gioia, adesso cosa facciamo? Ci converrebbe andare in camera di nuovo. Vabbè, voi che potete andare in camera, io ho bisogno di trovare qualcosa. Vai, buona fortuna con loro. Sì, sì. Cri, allora, guardami, devi essere concentrata, bisogna fare così. Ok, maestro, eseguirò. Proviamo. Ma questi sono due pazzi, ragazzi. Scrivete sotto nei commenti se anche a voi sembra che gli manchi qualche rotella. Ragazzi, Cristina, bisogna preparare il riso. Allora, aglio e tanto fuoco. Aglio, tanto fuoco. Ah, suti wow anche. Riso fuzzi wow. Sì, pronta. Brava Cristina, questo è lo spirito giusto. Il giapponese ha vinto, ok. Prepariamo. Questo è il vero. Usa il giapponese. Vedi, scintille. Sono vero cuoco. Sicuro, Nicola? Cioè, sei proprio sicuro? Sì, così, vedi. È così. Sì, concentrazione. Va bene, sei tu il maestro. Mamma, come vuoi te? No, io sto solo vedendo che mi sembra di vedere un po' di fumo che viene fuori da questa mesa. Tranquilla, non succede niente. Mamma mia, ma c'è il fuoco. Niente, c'è solo un po' leggero fuoco. Mi dispiace tantissimo, Letizia, povera, la tua casa in fiamme. Lo so, ragazzi, anche questa volta è andata male. Ma voi ragazzi mettete 2000 like se ci volete aiutare. Ma intanto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e per vedere la prossima puntata mettete 2000 like.